Scheherazade e l'Emilia una notte. Il Teatro Verdi di Brindisi ospita una produzione firmata a Balletto del Sud che porta in scena Carla Fracci, un'icona della danza classica mondiale, nei panni di Thalassa, regina degli abissi. Lo spettacolo, nel suo storico allestimento in un atto e 5 quadri in programma venerdì 22 aprile a partire dalle ore 20:30, è stato presentato a Palazzo Granafei Nervegna dalla celebre ballerina accompagnata dal marito, il regista teatrale Beppe Menegatti, il commissario straordinario del comune di Brindisi Cesare Castelli, il direttore artistico del Teatro Verdi Carmelo Grassi, il coreografo del Balletto del Sud Freddy Franzutti, l'attore Andrea Siriani, infine i ballerini Carlos Montalvano e Alessandro De Ceglia, un appuntamento che rappresenta un fuori programma d'eccezione, penultimo appuntamento della stagione teatrale che vede la Fracci sul palcoscenico con una compagnia d'eccezione. Sono felice di essere prima di tutto a Brindisi e anche di lavorare con una compagnia giovane e piena di desiderio di fare, e questo è molto importante, pieni di energie, e per cui è un'energia che loro trasmettono anche a me. Beh, il futuro è loro naturalmente, però quello che ho anche detto, ci vogliono anche i maestri, e io potrei essere una maestra perché ho una carriera, un'esperienza di anni e anni con persone, incontri straordinari, e per cui potrei aiutare appunto i giovani, come del resto ci sono sempre i punti di riferimento, no? Poi non solo nel settore danza, in tutte le arti e le cose ci sono i maestri, cioè dalla pittura alla scultura, i grandi che hanno avuto comunque i maestri. La bella vista, molto bella, bella. E questa è molto bella, è bellissima.